I'm here, breaking my neck, looking over my shoulder. Stepped into your skin, got me tripping over myself. Figured I would say something, passing the time. If you come on over here, we could be on the same side. In un momento storico in cui la didattica a distanza e il lavoro da remoto sono diventate delle pratiche sempre più comuni, si sente sempre più spesso la necessità di avere un tablet da alternare al proprio laptop. Per questo motivo oggi voglio parlarvi di Microtech eTab LTE, un prodotto lanciato da un'azienda italiana, Microtech appunto, che ha destato la nostra curiosità. Come si sarà comportato all'interno dei nostri test non ci resta che scoprirlo dopo la nostra sigla. Come per ogni recensione vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate i link ai nostri canali Telegram di Jits Deals, dove condividiamo giornalmente coupon, codici sconto, flash sale, errori di prezzo e quant'altro, il tutto per farvi risparmiare. Tra l'altro anche per lui c'è un bel coupon che vi lascio qui sotto in descrizione, sempre grazie a Jits Deals. Seguitelo. Grazie alla colorazione Total Black e alla scocca priva di fronzoli o intagli particolari, il Microtech eTab LTE ha un design classico e minimale. Troviamo infatti delle forme arrotondate tipiche dei tablet Huawei delle scorse generazioni e una scocca realizzata in alluminio con trattamento opaco, anche se la parte frontale è realizzata in plastica. Nell'utilizzo quotidiano il device si lascia impugnare comodamente e tutti i pulsanti sono facilmente raggiungibili con una mano, in quanto il tablet ha le dimensioni di 243x161.9 per 9.6 mm e un peso di circa 600 grammi. Per migliorare l'esperienza utente e sostituire eventualmente il PC, l'azienda consente anche di acquistare separatamente una cover che integra una tastiera e un rialzo per sfruttarlo proprio come un laptop. Inferiormente infatti troviamo i pin magnetici per l'attacco della Smart Keyboard e gli speaker di sistema. A differenza del profilo superiore su cui sono collocati l'ingresso jack audio da 3,5 mm, lo slot dual SIM microSD ed il microfono principale. Il lato destro è vuoto mentre il sinistro vanta della presenza del bilanciere del volume, del tasto power e del secondo microfono oltre che dell'ingresso USB Type-C. A bordo di questo Microtech troviamo un display IPS da 10.1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, che è caratterizzato da una buonissima definizione e dei colori abbastanza equilibrati, sebbene tendano leggermente ad enfatizzare tonalità fredde. Tuttavia non preoccupatevi perché all'interno delle impostazioni sarà possibile calibrare sia il contrasto che i colori, quindi potrete sistemarlo a vostro piacimento. Il contrasto è buono e la luminosità massima più che sufficiente per l'utilizzo in ambienti interni. Sempre nel menu delle impostazioni poi sarà possibile attivare la luminosità notturna e anche pianificarla, il tema scuro, il salvaschermo e qualche altra personalizzazione in più legata agli sfondi. Infatti, avendo un software praticamente stock, troviamo tutte le funzionalità base presenti sulla maggior parte dei tablet Android. Sotto la scocca di questo Microtech eTab LTE troviamo un chipset Unisoc T618 che è comprensivo di un processore octa-core, una GPU Mali G52, 4 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna eMMC espandibile tramite microSD. Come avrete intuito, stiamo parlando di un prodotto entry level, per cui dobbiamo analizzare le sue performance anche in relazione al tipo di utilizzo che potrebbe farne il target di riferimento, ovvero social, streaming, navigazione web o anche, come già dicevo, per la scuola o per il lavoro. In questo caso, nonostante non sia rapidissimo, questo Microtech esegue tutto ciò che gli viene richiesto, dall'apertura delle app più leggere all'elaborazione e rendering di video amatoriali. Non riscontriamo problemi di utilizzo di applicazioni come Google Meet o Zoom, né con i fogli di Google o il pacchetto Office. Per quanto riguarda il gaming, il discorso è leggermente differente perché si riescono ad eseguire i titoli più leggeri come Clash Royale, Subway Surfer e Brawl Stars, ma diventa più difficile godere di un'esperienza di livello con giochi come PUBG o Call of Duty, che vengono riprodotti fluidamente con dettagli bassi. Passando alla fotocamera frontalmente, abbiamo un sensore da 8 megapixel che devo dire è più che adatto per delle videochiamate, didattica a distanza, eccetera, eccetera. Infatti, insomma, la qualità che state vedendo è in linea, insomma, con il prodotto. Passiamo però adesso alla fotocamera posteriore da 13 megapixel che la trovo molto adatta per la scansione di documenti. Adesso switch e vi faccio vedere. La scansione di documenti, sempre insomma per fini didattici o lavorativi, e alla fine la fotocamera di un tablet viene utilizzata principalmente per quello.
insomma. L'audio in uscita dagli speaker inferiori è abbastanza potente, sebbene tenda a privilegiare maggiormente le frequenze alte e medie, ma nel complesso rende la visione di video o film più che godibile. A proposito di connettività, come dice anche il nome, questo Microtech ITAB LTE possiede il supporto al dual SIM con LTE di categoria 7. Ovviamente abbiamo il supporto al dual SIM oppure single SIM più microSD, quindi abbiamo anche la possibilità di espandere la memoria. Per il resto è presente il Wi-Fi dual band, il GPS GPS GLONASS, il Bluetooth 5.1, l'ingresso jack audio da 3,5 mm e l'USB Type-C. Per quanto riguarda questo aspetto, comunque mi sono trovato piuttosto bene, non ho riscontrato particolari criticità, perché la ricezione devo dire che è piuttosto buona, così come rimane ben salda la connettività Bluetooth. L'unico aspetto è che ogni tanto, quando il tablet andava in standby, mi è capitato di dover riconnetterlo alla rete Wi-Fi, però insomma per il resto nessun tipo di problema. Per quanto riguarda il software, il Microtech ITAB LTE è basato su Android 11 con interfaccia praticamente stock. Questo consente al tablet di essere un po' più snello nell'utilizzo quotidiano e di non essere appesantito ulteriormente vista la sua scheda tecnica. Al suo interno troviamo infatti tutte le funzionalità base di Android, come i controlli smart, il benessere digitale, il talkback, il menu accessibilità e tanto altro ancora. Sotto la scocca abbiamo una bella batteria da 7000 mAh che ci consente di avere un'ottima autonomia, perché con utilizzo medio intenso non sarà difficile arrivare ai 2 giorni di utilizzo. Ovviamente se sfruttate poi le varie modalità di risparmio energetico, se utilizzato con più parsimonia, li potrete superare senza alcun tipo di problema. Ma eccoci arrivati dunque alle conclusioni, e riprendo un attimo il discorso fatto in apertura, perché vi avevo detto che questo è un tablet prodotto da un'azienda italiana, ovvero Microtech. Infatti questa azienda, diciamo che si focalizza soprattutto nella produzione di tablet, notebook, ma anche mini PC, oltre che una serie di accessori fanno insomma da accompagnamento a tutti questi dispositivi citati precedentemente. Sul sito ufficiale questo Microtech ITAB LTE nella variante da 4 128 GB è disponibile a 239 euro, ma grazie al nostro codice sconto, che vi lascio qui sotto in descrizione, sempre grazie a Jitz Deals, sarà possibile scontare il prezzo finale del 10%, quindi andiamo a togliere circa 23,90 euro e arriviamo a 215 euro. Inoltre sul sito c'è anche la possibilità di pagare con Klarna, quindi un servizio che vi consente di pagare senza interessi in 3 rate entro 60 giorni, quindi insomma andate a dividere ulteriormente la spesa e insomma ammortizzare il costo durante il tempo. Ovviamente lo sconto è valido anche sull'altra variante LTE, quella da 64 GB, mi raccomando, trovate qui sotto il link. In conclusione dunque parliamo di un prodotto entry level che può essere sfruttato per la scuola o anche per il lavoro, quindi non so, documenti, pacchetto Office, navigazione web, e per questo tipo di utilizzo è più che sensato. Quindi se volete approfondire il discorso, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate il link alla recensione testuale, che è molto più completa rispetto a quella video. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like per farmelo sapere, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo Microtech. Ciao a tutti da Leonardo per JitsChina.it.